E mentre ancora manca l'ultimo giorno di feste, cioè la Befana che decreta ufficialmente la fine delle festività, qualcuno comincia già a fare i conti con la bilancia. Se da una parte infatti c'è chi ha esagerato senza rimorsi, c'è chi ha fatto delle rinunce anche a Natale e Capodanno, e chi invece prova sensi di colpa per aver ceduto alle tentazioni della tavola nei vari cenoni e pranzi, con tanto di portate abbondanti, antipasti, primi, secondi, contorni e gli immancabili dolci. E in molti casi questo si traduce in una ricerca di soluzioni facili e veloci per cercare di recuperare, rischiando però di commettere errori. È sempre bene e consigliato rivolgersi a un professionista, che sia un biologo nutrizionista, un medico o un dietista. Chiaramente io sconsiglio vivamente di fare ricorso a quelle diete prestampate, quelle diete dell'ultimo minuto che si trovano su internet e che sono omologate per tutti, perché non essendo cucite sul soggetto possono sì portare a una perdita di peso, che nella maggior parte dei casi non è un peso di buona qualità perché spesso è addebitato alla massa magra piuttosto che alla massa grassa, e portando a deficit calorici importanti può anche provocare anche dei deficit nutrizionali. Quindi diffidare sempre di queste diete. Un altro consiglio è quello di non eliminare drasticamente i carboidrati dall'alimentazione. Ricordiamoci sempre che i carboidrati ci forniscono un'energia molto importante per il nostro organismo, quindi non vanno eliminati, ma vanno ridotti, preferendo principalmente i cereali integrali, che ci forniscono una buona quantità di energia, ma anche una buona quantità di fibre, di vitamine e di sali minerali. Un altro consiglio è quello di aumentare il consumo di verdura, verdura chiaramente di stagione, cercando di preferire quella che agisce a livello epatico, quindi che va a disintossicare il nostro fegato, come per esempio i carciofi o i cavoli. Un altro consiglio importante è quello di cercare di tenere sempre a portata di mano della verdura cruda e di facile consumo, come per esempio le carote, i cetrioli o i finocchi, che ci possono aiutare per contrastare gli attacchi di fame. Aumentare chiaramente il consumo di liquidi sotto forma di acqua, di bevande, come per esempio il tè o le tisane, chiaramente senza zucchero, e ridurre drasticamente le bevande zuccherate e alcoliche, perché ci forniscono grandi quantità di calorie che nella maggior parte dei casi sono calorie inutili e dannose. Ricordiamoci sempre che per raggiungere il benessere fisico non è necessario soltanto bere e mangiare in modo adeguato, ma è anche un obiettivo quello di mantenersi attivi e fare corretto movimento.